vestibile di Coca. Questa è la modello Prince, usata da Prince. E poi le altre che hanno usato dagli Shadows da... e poi c'è questa chitarra attaccabile. Sì, anche la strada. No, sì, con la chitarra verde. Vicino alla chitarra. Con la chitarra verde. Ma che cosa vuole delle sciarpe americane? Pronto? No, devo dire che mi sono emozionato là, perché penso pure un po'. La Fender c'è una piccola tiratura di amplificatori del 54, ne davanti a una delle prime. Impazzito, totalmente impazzito il conso. Vabbè, poi caro. Poi abbiamo questa parte americana, questo quello che diceva la signora del palazzo di Conte, che mi piace dire, dipende di che cosa fa la signora. E poi c'è tutta la storia dei supporti per la casa, quindi le logiche, le cassette, i dischi, quelli digitali. Ma lui caccia delle cose ogni tanto. Qui c'è tutta la storia in ordine cronologico, sì, dalle mobile di quando erano i nostri nonni, le cassette delle casette, i CD, i supporti più moderni, quindi i video che stanno in quell'altra vetrina del tappeto. Una bella foto è quella della cassetta lì, è la più piccola che stiamo sempre fatto, solo la faccio sulla parte. Mettiamo un attimo sulla cassetta di un'altra del confronto. Ecco qua. I buffi. Perché sì, ma... sono riuscito io. I dischi sono molto diffusi, quelli per la segreteria delle quali in realtà sono molto più grandi. Mettiamo l'altra con la pina. L'italiano medio usava la matita per avvolgere. Sì, infatti, della bambina, anche la piccola. Sì, la piccola. Quella non l'avevo mai vista. Infatti, molto poco diffusa. Questa si chiama Pito Cassetta, ma è più grande di un digitale. Qui la meno molto più fedele. E questo è il suo registratore. Quanto può essere pazzesco. Questo funziona, eh? Tutto funziona. Pare che funziona. Serve per fare... Signorina, scriva la lettera al rappresentante. No, consigliere delegato, eccetera, dica che l'appuntamento è... Grazie. Grande Raffaele, grande Raffaele, è un grande, lui è un genio. Ma è mitologico, no? Ormai non è più... Questa è la tastiera per far imparare i bimbi a suonare. Per i bambini. Funziona, è la radio Grunding di 30 anni fa. Di 70. Che era satellite, certo. Quella degli anni 70. 70. Io tengo una bella cinepresa degli anni 70, la posso... Nuovissima. Una cinepresa è una... Ancora una volta al PAN, una stanza per Bruce Springsteen, e quest'anno sono particolarmente felice di tutto questo perché il 23 maggio in Piazza Plebiscito, in un contesto storico, culturale e naturale straordinario, ci sarà il concerto di The Boss e quindi siamo tutti molto contenti e credo che verranno da tutta Italia nella nostra piazza per ascoltare Bruce Springsteen nella sua prima tappa europea del 2013. Il mondo più in casa, una sala dedicata a noi, ecco, però facciamo pure la, il discorso della cittadinanza, ne parlammo, no? La cittadinanza è andata un po' avanti la cosa, perché come forse avrà saputo il comune di Vicenza, che la mamma di Springsteen è di Vicenza, è arrivata una mail, mi è arrivata, sì, l'ho seguito prima di aprire, abbiamo spedito spesso, ma lo faccio perché è 23 maggio, dobbiamo riuscire, si deve trovare in qualche modo il mondo visibile a tutto il mondo, anche perché il boss sta da alcuni anni lavorando moltissimo sulle radici, della terra da cui si viene. Ma noi dobbiamo organizzare bene questa cosa del 23, io ci sto già pensando. La nostra città è difficile perché lui, con lui, perché lui quando sta facendo uscire. Adesso è quello che abbiamo consegnato. Questa è la nostra mostra di quest'anno dedicata al rapporto col cinema, perché noi il culturale siamo un'associazione culturale, quindi si blocca anche grazie
il magistero dei nostri amici, cerchiamo sempre di aprirlo ad altre dimensioni, come per esempio Dottorasta. Quest'anno abbiamo indagato solo il cinema e la sala è strutturata in quattro dimensioni. Proprio brevissimamente, se lei mi consente ancora qualche minuto, la prima è quella, e ci spostiamo un attimo. Questa sezione che ha anche un piccolo di Harvey Springsteen e il cinema sono diciamo allestite con queste riproduzioni locandine di tutti i film che hanno influenzato Springsteen per esplicita dichiarazione di Springsteen, cioè noi studiando i testi, le interviste, le saggi eccetera eccetera, abbiamo inserito soltanto i film che lui ha citato come fonte importante per la sua scrittura. Ma anche per i temi, e si va, praticamente c'è tutta la storia del Cesci, si parte da Furore, che poi lo sta in Becca. Sì, scusa, no, no, è ispirato proprio l'intero album. Che è quello che mette in luce con più forza con la sensibilità che avete la anche sociale, spesso. Sono 15 anni che lavora, solo su noi, l'etica del lavoro, il diritto al lavoro, questa è la lista analitica di tutti i film che hanno brani di Springsteen nella colonna sonora. Non è aggiornata agli ultimi mesi, ma ne sono uscite altri. Questa è aggiornata al 2012 settembre, ma ne sono usciti altri due, tra cui un film italiano e uno bellissimo che sta ora in questo momento nel sale americano. Tra cui i registi italiani. Beh, sì, sì. Pannello che ci diciamo Pink Cadillac, e quindi c'è uno scenario più filmico di questo non ci sia. Questa è una zona. Vieni qua, dai. Dove è stato fatto Gianni? Questo è posto, naturalmente. Questo è posto, tra gli anni. Ma ora ci stiamo facendo un sacco di amici. Questo è un pannello che abbiamo visto senz'altro l'anno scorso, perché di costruisce l'albero genealogico, l'anno storico, eccetera. E, però qui ovviamente l'anno scorso ci manca la notazione principale. C'è già stata ufficiale, è già cittadino di sequenza. Quindi noi aspettiamo che nasce. È una parte, una parte, una selezione, sì. Quando anche se non c'è Tenga presente, sì, l'associazione, no, il fan club, quello nasce da una fissina, no, a parte la battuta, il segno che qui gli artisti vogliono dire, che con una bella tappa napoletana, dopo tanti anni di oblio, sono andato ad essere un punto di riferimento per Barley Arts, Live Nations, Prince in Parte. Per noi è importante per loro. Sapere che loro hanno un riferimento. Ma io la allargatevi. No, 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 vai, mettetevi la testa. Questa è la terza. Si è schierato nuovamente con Obama, no? Certo, ma mi porta pure bene. Quasi tutti i film che hanno fatto The Wrestler, un capolavoro, questo ha vinto l'inizio, questo su questo è un film che in questo momento è nelle sale americane e parla della crisi in America. Commette, ma si chiama Rock Stand, che è una canzone di Springsteen, che parla proprio di brutto lavoro. La storia di questa piccola comunità che sta lottando con quello ufficiale del Pink Cadillac. No, ma noi abbiamo in preparazione quella bella. Quella prova per l'evento napoletano. Ah, okay. Sì. E allora, questa qua andiamo. Al volo, al volo. Bene, bene. No, scusa, mi scrivi un secondo a destra. Sì, sì. Aspettando il boss. Ormai ci siamo, ormai sì. Questo è il certificato, è stato comprato un assassino, c'è il capello di e poi il plettro di Clapton, guarda che diceva il Variety, il rock and roll morirà entro giugno, 54. C'è chi può profezia mai a sbagliare. Una di quelle cose, le ultime. Penso proprio a Napoli, il vinile, facevano prima delle cassette false, i bootleg, queste le Zeppelin, gli SDC, la musica illegale, diciamo.
diciamo quella che l'appassionato cattura un concetto. Oggi si scaricano da internet, all'epoca invece con il registratore e poi li imprigionavano su. C'erano anche le copertine fatte bene. Ma mai venite l'italiano medio, mai uscito in nessun paese del mondo. Però c'è. Addirittura facevano questa cosa di chiamarli dimostrativi, sai? Li vendevano. Queste sono opere di un artista di Venezia, il Corriere della Sera, quella delle uscite grafiche del Corriere della Sera, sui miti del rock, tre viventi e tre che non ci sono più, quindi Bono Vox, Mick Jagger, Bowie, Elvis e mio cugino. E Jim Morrison. Sono state realizzate tutte per la mostra. Adesso sono anche arrivate le grandi storie delle riviste, diciamo che con colori, grandi eventi della storia. E ricordi le storie. Fa parte della storia. Quando morì Morrison, quando morì Sollevano, dimenticato il 2001. Cioè gli eventi importanti della storia rock, Tommy, quando uscì il film Tommy degli U, Easy Rider, Peter Fonda. La pingiacca su giovani, vedi Franco Bolli, dei miti italiani, questo è anche vero. Carino. Questo mi farà piacere perché è l'autografo di Roger Waters, Zack. E noi festeggeremo, come dicevamo, i 40 anni di uscita della Dark Side con un concerto da vivo con gli Amygdala che rifaranno proprio dal vivo, sì. Suoneranno tutto da Dark Side. Una progressive rock band che rifarà tutto il disco. Quest'anno noi, oltre al consolato americano e a quello britannico, abbiamo avuto anche l'appoggio culturale dell'ambasciata irlandese e quindi abbiamo dedicato loro una piccola attenzione sul rock irlandese che è fondamentale perché si parla sempre degli due, questo disco d'oro originale. Originale dell'84. Di Unforgettable Fire. Però dietro gli U2 c'è una scena fervida, ci sta Sinéad O'Connor, Van Morrison, The Dam, i Dillizzi, quindi abbiamo voluto mangiare anche l'Irlanda come una delle grandi città del rock. E dentro ci sono dei dischi molto rari, edizioni numerate, sia degli U2, dei Dam, di Van Morrison e dei Dillizzi. Questo è molto bello perché è certificato dalla RIA, che è la struttura, la recording industry americana, che certifica il numero di vendite di un album. Quindi abbiamo avuto un collezionista, tutte collezioni molto belle. Queste sono opere, come dicevo, fatte proprio per la mostra. La linguaccia degli Stones che abbatte il muro, il The Wall of Pink Floyd, di un artista che si chiama Del Pane. Faccio Del Pane, un'installazione proprio a Maggio Del Pane, un'installazione continua, è la musica da mangiare alla fine. E anche questa installazione si chiama con Henry Scarpo Bain con Roger Stay Free. Sono le foto allora, Henry Ruggeri è il più grande fotografo italiano dei rock, lui scrive per Rolling Stones, Radio Vera, Gigi, guardate le foto di chi rock, col chiaroscuro sembra Caravaggio, lo faccio vedere. È incredibile. Henry Ruggeri, incredibile. Ah, lei Anna, ecco Anna, 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 artista, bella artista che stava visitando infatti. No, apprezzando. E queste foto, queste qua, cioè, pazzesco. È pazzesco, no? Ma noi dovevamo esporre con tanti muri. Guarda questo di chi rock. Cioè, sembra Caravaggio, lei. Guarda quella Springsteen, la Springsteen è una serie di 10 musica che fanno l'ultima volta. Ma l'ultima è un questo pare che era questo è il sottomarino della linea della Enid. E mi rispetto, ci buttano sopra, ma c'è un po' di occhio. E poi un po' di colore sparso, diciamo. E che step? E che step? E poi raccogliamo anche i consigli, abbiamo detto che cosa vi piace e cosa non vi piace, poi in base a noi potenziamo, l'abbiamo fatto l'anno scorso per esempio, in base ai consigli e suggerimenti. Chi mi dà la mano? Gente di gusto, quindi è rock, ecologia, psicologia, e quindi far crescere attraverso il gruppo elettro, questa può essere una manifestazione con impronta nazionale. Di Pozzano, Marchesi di Frescobaldi, mi dispiace, ma andate, voglio scegliere quelle che volete. Ah, ci siamo, va bene.